E ciao a tutti amici e amiche di Inducendo e bentornati a un nuovo episodio Rock Universalis 4 Common Sense con l'Austria. Nello scorso episodio siamo riusciti a spezzare il dominio sassone nel centro della Germania chiedendo che venissero liberate Kassel e Hessen e Würzburg, e questo ha un pochino aiutato l'integrità del nostro impero, ma soprattutto abbiamo spezzato la nostra alleanza di matrimonio reale con la Boemia alleandoci con i loro rivali storici di Polonia e stiamo attendendo ora che la tregua nel 1513 venga meno in modo da poter utilizzare questa missione, che è la missione di porre un Asburgo sul trono di Praga, quindi un'unione personale con la Boemia. Visto che abbiamo già un'unione personale con l'Ungheria, questa ovviamente è un'ottima cosa. Abbiamo anche un vassallo che abbiamo creato due episodi fa, Ferrara, nel centro Italia, che andrà, oh santo cielo, è la cometa. È un grosso problema di stabilità, a questo punto la stabilità rimarrà a zero, non ci posso fare molto. All'inizio di questo episodio cercheremo di reintegrare la manpower il più possibile, dopodiché quando arriveremo ad avere 190 punti con la relazione con l'Ungheria, cercheremo di, come dire, vedere quanto costa processo di integrazione. Secondo me sarà qualcosa di costosissimo, visto che i processi di integrazione in Common Sense sono tosti, anche il coring costa tantissimo. Abbiamo gli Integrated Elite che dovrebbero aiutare, però vedremo. Se riusciamo a sbloccare ancora un'idea dell'influenza, abbiamo Vassal for Standing Contribution più 50% e Unjustified Demands meno 50%, non è male. Moscovia è nel mezzo di una crisi di guerra civile, ben gli sta, ci hanno indicati come avversari, quindi sono molto contento. E per il resto, che dire, proseguiamo con la nostra partita. Attenzione ragazzi, perché questa è una cosa molto 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 buona. Jan Albert, il nostro candidato al trono di Polonia, ha vinto le elezioni ed è sul trono di Polonia. Questo migliora il nostro prestigio di 25, la legittimità di 10 e abbiamo guadagnato anche 72 punti amministrativi, 96 diplomatici e 72 militari. Ragazzi, la nostra partita non poteva iniziare meglio, perché il re di Polonia è re Albert I di Asburgo. Non è un'unione personale, ovviamente, dobbiamo continuare a tenere il nostro diplomatico a votare per noi, però questo significa che... Wow! Significa che... dobbiamo ricominciare da capo con i voti, d'accordo, ma poco male. Jan Albert I di Asburgo, che non è il nostro re, ok, quindi è un Asburgo ma non è il nostro re. Ma questo significa che possiamo fare una guerra per claim throne? No, perfetto, è una monarchia elettiva, quindi il trono non si può reclamare ma cambi di volta in volta. Ci siamo semplicemente guadagnati un treno di punti monarchici e un valido alleato in Polonia e Lituania, che di questi tempi non è affatto male. Adesso cerchiamo di velocizzare la crescita. La crescita delle relazioni con i nostri amici ungheresi, facendo anche un regalo. Oh, il regalo non fa veramente nulla, la pazienza. Andiamo a migliorare quindi le relazioni con il Palatinato, improve relations. Fantastico, allora diamo un'occhiata, intanto che ci siamo, ai nostri casus belli. Contro la Boemia, ok, contro ancora la Sassonia, Imperial Liberation, perché? Mi sembra stranissimo. Che cosa hanno annesso adesso? Boh. Contro la Svizzera, contro Ferrara, ok.
Venezia, l'Olanda, la Danimarca Imperial Band, questo è utile, la Polonia Imperial Band e l'Austria Imperial, la Borgogna Imperial Band. Vediamo se con l'Emperor Action. No, non ci darebbero indietro i territori illegittimi, anche se abbiamo un austriaco sul trono. Vabbè, questo è un pochino imbarazzante, ma ce ne faremo una ragione. Intanto questi punti monarchici, guardate, hanno fatto molto bene perché presto potremo migliorare la tecnologia amministrativa e diplomatica, arrivare a 8, mentre quella militare, ragazzi, è semplicemente elevatissima, quindi possiamo sfruttare questi punti magari più avanti con le idee militari. Al momento però non ne abbiamo, quindi li dobbiamo semplicemente tenere da parte. Possiamo arruolare un sacco di generali. Ok, claim su Treviso è caduto. Sto pensando se potrebbe essere il caso di dichiarare guerra alla Danimarca per l'Imperial Band sempre. Vediamo quello che succederebbe adesso che la Polonia è molto vicina a noi. Eh no, la Polonia starebbe con loro. Cavolo, starebbe con loro. Ma non ha senso. Comunque, abbiamo l'Imperial Ban, no. Questo è interessante che Munster non abbia l'Imperial Ban, invece la Borgogna sì, decisamente, perché hanno tantissimi territori. Entreremo in guerra soltanto contro il Papa e la Svizzera, però Castiglia e Polonia non entrerebbero in guerra per la distanza, immagino. E la Castiglia perché sta combattendo un'altra guerra, d'accordo, però potrei farcela da solo contro la Borgogna in questo caso, cioè da solo con l'Ungheria. Va bene, prima iniziamo il processo di integrazione e poi vediamo. Il processo di integrazione dell'Ungheria è una delle cose più importanti al momento che possiamo sperare di fare. Sto pensando di migliorare un'altra provincia con i punti militari, anche questa è un'idea. Ad esempio Graz. Portarla fino a 8, 7. 1, 2, 3 e 4. Ok. Questo migliora un po' il nostro manpower e la velocità con cui si reintegrano le truppe. Decisamente no. Ora stiamo migliorando lo sviluppo soltanto militare, perché gli altri punti, ragazzi, servono tutti e ne servono tantissimi. Ok, nostra percentuale di ereditare l'Ungheria sono l'11% per la dimensione del paese, ma più 30% diplomatic reputation. Ah, abbiamo una diplomatic reputation così alta che vediamo un po' dove sta. Più 6, ok. Sì, molto buona questa cosa. Quindi si parla alla morte del sovrano, giusto? Questo 11%. Vabbè, vedremo. È comunque molto basso, 11% alla morte del sovrano, però si fa quel che si può. Attenzione perché qui Salerno è nelle mani degli ottomani. Attenzione, attenzione, un'Italia che rischia di cadere proprio nelle mani. Wow, non è una bella cosa. Vediamo quanti uomini hanno i borgognoni. Me li sono persi. Ok, eh? 1816. No, ragazzi, ok. Questo è il momento. Si dichiara guerra alla Borgogna e prima si cerca di arrivare in Franche-Comté e poi si annette tutto e si liberano tutti i paesi possibili. Qui mettiamo il nostro imperatore, sì, imperatore, sovrano. Wow! Local manpower più 100% dove? Va bene. Aumentiamo il local manpower il più possibile.
facciamo. Portiamo questo esercito al massimo. Quando ci saranno i nostri 24.000 uomini, saremo pronti per marciare verso la Borgogna, che non si è mai trovata in una situazione così critica. E è proprio il momento. I francesi la stanno massacrando e non è alleata con praticamente nessuno di pericoloso. Svizzera è stato papale. Svizzera va bene, la possiamo gestire, non vi preoccupate. Lo stato papale l'abbiamo già sistemato in precedenza, adesso abbiamo una tregua, quindi non so quello che potrebbe succedere. Però sicuramente Modena lo terrà bada con i 7.000 uomini. Ok, prepariamoci a marciare verso la Svizzera. Ok, abbiamo praticamente quasi tutto pronto. Forse ci potrebbe servire. Sì, ci potrebbe servire qualche reggimento di fanteria. Reclutiamo 3.000 mercenari a Milano e siamo pronti. I soldi non ci mancano, come potete vedere. Ok, Avignone ha accettato la pace della Borgogna. Pace bianca, perfetto. Avignone è stata integrata, va bene. Amministrazione fallita. La nostra amministrazione ha fallito con il nostro popolo, anziché la giustizia per tutti, ha portato giustizia per pochi. Così, proprio una botta di sfiga imbarazzante. Abbiamo un disastro in corso, guerra dei paesani, va bene, fantastico. Miglioriamo la stabilità, come sempre. Dobbiamo portarla addirittura a 1 se non vogliamo che la guerra dei paesani continui. Wow. Nation Unrest, Stability Cost Modifier. Ah, è colpa del manpower. Mamma mia. Dobbiamo migliorare il manpower, accidenti. E che facciamo? Però non abbiamo più il looming dal disastro, giusto? O sta andando avanti? Ah no, per adesso sta fermo, grazie alla stabilità. Va bene, signori e signore, prepariamoci perché qui l'Ungheria è arrivata al punto in cui... Dove sono le relazioni di influenza integra? Allora, quanto costerà? 9 al mese per 9 anni. 9 punti amministrativi diplomatici al mese per 9 anni. Vuol dire che per 9 anni noi... Wow. Ah no, 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 è la velocità, ok. Va bene, ragazzi, iniziamo a migliorare. Iniziamo con l'integrazione. Relation action la blocchiamo. Fra 9 anni l'integrazione dovrebbe essere terminata, quindi dovremmo essere in tempo poi per dichiarare guerra alla Boemia. Ma adesso i tempi sono maturi invece per un'altra guerra, come se non fossero poche, contro la Borgogna. Chiederemo a nessuno, perché nessuno ci vuole aiutare. Il nostro obiettivo è prendere Franche-Comté. Co-belligerante il Papa non possiamo, la Svizzera non vogliamo, e quindi entriamo in guerra, signori. Con l'unione di Austria-Ungheria contro la Borgogna. Il Papa non è entrato in guerra per il momento, la Svizzera nemmeno. Anzi, addirittura la Svizzera adesso ci concede il diritto di passaggio, giusto? Bastardi. Siamo in guerra contro di loro, ok? Sono entrato in guerra anche il Papato, perfetto. Questo significa che il diritto di passaggio ce lo andiamo a prendere noi con le cattive maniere. Molto bene. Portiamo l'armée von Böhmen in Romagna. Tanto qui facciamo cadere la prima provincia svizzera in tempi molto rapidi. Ragazzi, stiamo integrando l'Ungheria. Era da tanto tempo che aspettavo questo momento e non vedo l'ora di poter iniziare la guerra contro la Boemia per stabilire un'altra unione personale. E a questo punto l'Austria sì, sarà un bel problema. Allora, siamo in guerra, quindi non posso chiedere
la stabilità in cambio di influenza papale. Male, 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 però. Adesso andiamo a prendere Berna. Anzi, prima rimaniamo qui un po' di tempo, giusto per saccheggiare un po' di denaro agli svizzeri. Vediamo se... Ok. Perfetto. No, va bene. Berna. Andiamo a prendere Berna. E St. Gallen. Allora, prima buttiamo la Svizzera fuori dai giochi, meglio è. Tanto a Ferrara abbiamo vinto e adesso andiamo a assediare la Romagna. Che meraviglia. Questi chi sono? Memmingen, Ravensburg e Württemberg. Perché vogliono i diritti di passaggio? Che cosa stanno combinando questi qui qua qua? Ah, sono in guerra tra loro, con la Svizzera. Però non sono in guerra contro la Borgogna, quindi io a qui qua qua non offro un bel corno di niente. Ok. Devo abbassare la velocità perché mi sto perdendo dei pezzi, anche abbastanza importanti, mi pare di capire. Ok, benissimo. Non sarà difficile annettere completamente la Svizzera. Tanto i francesi stanno veramente smembrando la Borgogna, quindi non sarà un problema. Dedichiamoci alla Svizzera e a Roma. Roma, vediamo quanti difensori ha al momento. 10.000 uomini. Proviamo a mandare il nostro Friedrich Soyerzaf a combatterli, vedo che il morale è molto basso, quindi potremmo essere in grado di sconfiggerli rapidamente. Ottimo. Tanto ancora è caduta, presto cadrà anche l'Umbria. E qui a Roma invece le cose vanno così così, perché rischiamo di perdere la battaglia. Ai ai, spostiamo 1.000 uomini dall'Umbria e dalle Marche. Questi potrebbero essere un buon aiuto. Anzi, sicuramente, visto che non abbiamo quasi fanteria. Ok. Il reparto adesso è stato sistemato dovere. Il problema è che la Francia mi sta tenendo tutte le province che volevo prendere io. Quindi che facciamo? Ok, Vallese è nostro. Niente, iniziamo a spostare un po' di truppe in Borgogna. Dato che la Svizzera è fuori dai giochi, ma la terrò sotto il nostro controllo. Pio II, nuovo Papa, ottimo. Ah, quindi il conclave è avvenuto mentre c'era l'assedio dei viennesi. Wow, interessante. Nuova battaglia contro il Papa, questa volta nella capitale della Borgogna, Dijon. Ce la faremo? Secondo me, ragazzi, adesso i francesi fanno un'annessione di quelle bestiali e ci lasciano con un pugno di mosche. Sarà difficile. Dovremmo gestire una situazione difficile. La Svizzera cosa offre? Di pagare dei ducati? Sì. Campa cavallo che l'erba cresce. Devo chiedere a Ferrara, però, di spostarsi qui. Perché altrimenti gnafo. E a questo punto diamo a Ferrara la Romagna. Potremmo quindi chiedere al Papa, condizione di pace. Se ovviamente cede le province. Non può cedere le province il Papa? Perché? No, ti prego, perché non è cobelligerante? Qualcosa del genere? Vabbè. E allora abbiamo fatto male i conti. Non va bene. Ok. Matrimonio della Polonia, certo. Sono nostri validissimi alleati adesso, anche se hanno qualche regione dell'impero, chiudiamo un occhio visto che sono abbastanza grandi. Ok, Berna è caduta. I portoghesi li hanno presi dagli ottomani. Ottimo. E l'Austria è il nuovo rivale degli ottomani.
Quando avremo l'Ungheria e confineremo con i turchi, ci sarà da ridere. Lasciatemelo dire. Allora, qui i ragazzi hanno poca scelta, nel senso che io non voglio rubare dei terreni alla Svizzera perché fa parte dell'impero, quindi gli facciamo rompere i rapporti con il Papa, con direi basta. War Reparation, Transfer Trade Power. Ma che ce frega del Trade Power svizzero? War Reparation e soldi. Non c'è Human 10. Ah, Enforced Military Access, questo mi piace. Give up claims ovunque, soprattutto in Austria. Va bene, li abbiamo bastonati abbastanza. Perfetto. Adesso abbiamo troppe relazioni diplomatiche, ti credo, perché abbiamo i military access nella Svizzera. E il matrimonio reale con la Sassonia è ancora attivo. Questo è curioso. Allora, la crescita delle città attrae la servitù. Stability cost, morale degli eserciti, oppure perdiamo una base tax in Sud Tirol e più autonomia, ma guadagniamo base tax in Vienna. Va bene, accettiamolo. Un po' di autonomia in Sud Tirol non ho mai guastato, non ho mai ucciso nessuno. Qui ci sono i nostri bei degli assedi, che è quello che possiamo fare visto che la Francia ha il monopolio. E qui a Roma che si fa, ragazzi? Nulla, annulla i trattati con la Borgogna, for reparation. Mi stai prendendo in giro, perché no? Ah, non abbiamo abbastanza war score, dobbiamo proprio prendere Roma. Santa pazienza. Per prendere Roma dobbiamo fare però un po' di fanteria, perché non ne abbiamo abbastanza. Ho tolto l'idea perché adesso mi concentro sulle tecnologie. Più avanti penserò alle idee. Qualcuno mi spiega. Santa pazienza. Devo chiedere il passaggio a Urbino. Ok. Bene ragazzi, chissà come finirà questa guerra contro la Borgogna. Sicuramente finirà bene per noi, visto che stiamo praticamente combattendo contro un uomo morto, però il problema è che il cadavere al momento viene sbranato dai francesi e noi rimangono soltanto le briciole, per usare una metafora, ma nel prossimo episodio vedremo quello che riusciamo a ottenere di queste piccole bricioline. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi do appuntamento alla prossima, mi raccomando, pollice in su se il video vi è piaciuto, Daniel Channel è tutto. A presto.